sto a cagare la connessione. No, sto usando la connessione normale, siamo già in diretta. Ciao amici, siamo in diretta dal mio fantastico camerino di X Factor. Tra un po' arriva anche Chiara e vi faccio vedere il mio camerino. Ho un televisore con la connessione di Sky e basta, è finito il mio camerino. C'ho anche un tappeto con un culo che non ho scelto io, francamente. Come va, amici? Adesso vi faccio vedere un po' i cameri, cioè il backstage di X Factors. Allora, aspettate. Guardate, qui c'è Pupo. Salutami tutti! Ciao Pupo, come va? Bene. Grande. E basta, questi sono tendenzialmente... cioè, adesso comunque è abbastanza libero. Poi tra un po' lui è Deck, il personal trainer di X Factor. Ciao. Fede, però se non mi tagghi non aumento i followers. Ah, ti devo taggare. Devi taggare. Quindi è Fede. Chiocciolina. Per gli amici Deck. Deck Fitness. E, vabbè, rientro nel mio camerino. Vabbè. Eccomi amici. Allora, ma a che ora andiamo in diretta? Le 21:15 su Sky 1. Su Sky 1. Andiamo tra poco, siamo in diretta per l'esibizione prima di ogni cosa. E volete dirmi qualcosa? Canterò all'inizio puntata, sì, praticamente faccio l'opening e quindi c'è tutto il palco chiuso e poi si apre. Puh, spiegato benissimo. La Maionchi, dov'è la Mara? La Mara c'è? Vado a rompere le palle a Mara, dai, andiamo a rompere le palle a Mara. Vediamo. Aspetta. Andiamo da Mara. Ma la c'è la Mara? Ok, arrivo. Sta cenando? E allora la salutiamo al volo così. Ciao Mara, saluta. Ciao Mara. Massima eleganza. No, vieni, vieni. Ma no, ma volevo salutare, non volevo disturbarvi. No, ma non volevo. Scusa, non volevo disturbarvi. Vieni, vieni. La figlia di Mara mi ha mandato a cagare, se io si è incazzata con me, basta. Dai, vieni. E mi hanno mandato a cagare, volevo solo salutare. Va bene, basta. E Lodo e Manuel non ci sono ancora. No, Manuel, sì, Manuel dovrebbe essere in camerino, in teoria, non lo so però. E Lodo sì, Lodo no, Lodo stanno facendo tutte le prove degli ingressi, perché prima di iniziare proviamo tutti quanti l'ingresso su... Sì, in realtà ci fanno semplicemente scendere le scale per mezz'ora, quindi non cambia, cioè non serve molto. Allora? È incazzata? No, non era incazzata la Mara. Ma va, rideva, no. Ma ci credono che poi dico che è incazzata davvero. Che dite? L'esibizione con Leo? No, non c'è Leo a casa. No, direi che non è il caso. Se la guarda da casa. Sono emozionato per stasera, sono molto teso. Sono tanto teso. Ho dormito poco, però gasato ma teso. Ah, poi mi fate un favore, ragazzi. Ma visto che non so perché quest'anno sul Facebook di X Factor cioè tutta la fanpage di X Factor mi odiano e mi insultano tutti. Quindi sicuramente appena finisco l'esibizione, ancora prima che finite di cantare, è una merda, andate a scrivere invece, che bravo. C'è Lodo, dov'è Lodo? Ma sta facendo la riunione con gli autori. No, non posso disturbare la riunione con gli autori. La verità è che vorrei fare un sacco di cose, ma qua sono tutti tesi prima dell'inizio della diretta e quindi non voglio disturbarli, ovviamente. Il pubblico quanto è distante dal palco da noi giudici? Ma non tanto. Cioè mezzo metro alle prime file, cioè siamo proprio attaccati al pubblico. Leone stasera suonerà il pianoforte, buona fortuna per dopo, grazie Mattia Zanotto. E basta, sto pensando. In teoria dovrei ripassare tutte le mie presentazioni ai concorrenti perché per la tensione non ho... perché io vi spiego come lavoro io. Lavoro. Praticamente tutte le presentazioni che faccio dei brani cerco di prepararmi qualcosina per evitare di essere impreparato durante il live. E mi saluti, sono Emanuela. Ciao Emanuela. Perché hai cambiato genere
perché non ancora rap? Ma veramente io, fin da quando suonavo a Leon Cavallo nei centri sociali, con le birre calde. Però è vero, comunque se voi andate a sentire Ti vorrei dire, francamente è pop rap. Cioè io devo dire che sono molto incoerente, però sul mio percorso artistico sono sempre stato abbastanza coerente. Cioè. Dove sono Chiara e Leo? Chiara sta arrivando e Leo rimane a casa, non portiamo qua perché c'è troppa gente. Tra l'altro mi sa che ha la rosolia e mi sa che me l'ha attaccata perché... è vero, scusate, guardate, no, guardate, ce l'hai anche tu? Guardate, c'è un pallino, sulla mano. No, c'ha la febbre, adesso lo devo. C'ha la rosolia, sicuro. Ce l'hai anche tu? Sì. Siccome mia cugina anche lei... Per la rosolia ti sei vaccinata? Sì. Perché? Perché non ce l'aveva. Non l'aveva fatta. E a me non mi avete vaccinato. Anch'io c'ho un bambino, perché non mi ho capito, però adesso siccome sei. Ah, perché lei era in gravidanza. Sì, a lui gli ho detto prima, guarda che se hai la rosolia devi prima avere la febbre, inizia così. Viene mezz'ora d'ora fa. Sentimi. Minchia, sono caldo. Mi sento la febbre, ragazzi, è vero. Ma io l'ho detto che adesso tra lei. Chiara Ferragni ha scritto sto arrivando, sta arrivando anche il delivero che ha ordinato Chiara Ferragni, dovete sapere che Chiara Ferragni usa il delivero col mio account, quindi ogni volta mi ciula. C'è mia nonna che saluta lo schermo convinta che tu possa sentire. Come va con la categoria over? Nel senso, ti piace la sfida? Non eri molto contento? No, allora, sincero, non ero contentissimo all'inizio, ma non tanto per la categoria in sé, perché quando ho fatto i bootcamp non sono stati proprio bravissimi, no? Potevano fare molto meglio. Devo dire che adesso io con Renza e Naomi mi trovo molto molto bene. Questa sera Renza canta Tenko, Mi sono innamorato di te, e Naomi fa Aretha Franklin, Fink, bellissimo. E chi è? Sono gli autori. Ciao, venite autori. Adesso facciamo la riunione con gli autori. Ve la riprendo tutta in diretta. Allora, e come no? Allora, riunione con gli autori. Di cosa? Cioè, di cosa dobbiamo parlare? Niente, come al solito. Un programma musicale. Di un programma, vai, ditemi. Buona domenica. Allora, quando faccio le riunioni con gli autori, chiedo sempre questa cosa qua. Siccome mandano le clip prima del. C'è una clip prima della diretta, cioè questa volta no, perché no. Io entro subito io. Sì. Quindi allora chiedo sempre se nelle clip di presentazione dei concorrenti c'è qualche infamata a me. C'è a sto giro? No, già mai. No? Tipo, che ne so, tipo giudici che dicono Fedez è una merda, così. No, nessuno. Scusate, ripete, però spiega che io sono l'autore buono e loro sono gli altri. Sì, allora, l'autore buono è... In realtà sono l'autore buono... Perché non mi dice? L'autore buono è quello pelato. E vabbè, quindi che devo sapere? Devi sapere che c'è una clip prima che inizia il televoto. Prima che inizia il televoto di chi? Della prima manche. Ok. Che c'è è una cosa di vostre considerazioni. Arrivo. Una cosa delle vostre considerazioni sulle scelte, sulle segnazioni. E quindi io dico porcate perché mi hanno detto. Dici delle mezze porcate, non dici no. Delle porcatone. No. Però. Ma le dico, sembro cattivo quando le dico. No, non particolarmente. Okay. No. Beh, insomma, non sei da solo che dici. Perché io dico sicuramente che a me non è piaciuta la segnazione di Bertelli, giusto? Sì, dimmi, e la... Vai, dai, dimmi. Adesso mi ricordano, sembra di lavorare con i collaboratori di giustizia. Ecco le mie dichiarazioni in requisitoria, vai, dimmi. Dimmi. Aspetta, che... Ok. Comunque, sono tutte... Ma dove siete? Siamo nei camerini di X Factor e stiamo preparando la puntata. Riunione con gli autori. Federico, però non ci sono commenti subito dopo questa clip, perché è inutile farne, perché voi non lo avete... so, però diciamo che mette le basi per capire che tipo di clima ci sarà. Ma poi tu puoi sconfermare o riconfermare. Ma io non posso sconfermare, devo solo capire che toni ho usato, perché io quando faccio il confessionale sono con Dino e parlo come se fossi al bar, capito? Vuoi sapere anche cosa di cantare? Qualcuno ha parlato male di me anche? Certo, che stronzi! Chi? Dai. No, ma non è vero, le tue assegnazioni dicono delle cose, non dicono. Ma le cose brutte? No.
Dimmi, dimmi. Le loro opinioni rispetto alle tue assegnazioni. Ma ad esempio, dice che l'assegnazione quella è... Che? Vabbè. Vabbè, sti cazzi, stiamo facendo. Dice. Ma sì, ma raga, dai, su, cosa dice Mara? Ma no, dice che su Aretha, forse. Sì, perché Aretha Franklin cosa dice? Che è difficile da fare. Sì, ah, va bene, vabbè, giusto, vabbè, giusto. E io cosa dico? Ma dice una roba brutta? Che... Ma no, ah. No. Che cosa c'è? Su Renza dice che è una canzone da uomo e che è curiosa di vedere se no, mi ditemi cosa dico io. Sì. Poi su Luna. Io? Sì. Dico su Luna? Cosa dico? È molto tranquilla, è una tecnica. Cioè? Su Shadow. Cioè? Non rispetta le due prime assegnazioni. Pensavi che stessi facendo un percorso con questa, sembra che sia andata l'altra. Ah, ok, va. Sì, ma sono così. Non c'è solo punte di veleno. No, ma è quello che è passato già in Italia. Ok. Sì, tra l'altro c'è qualcuna di queste sta già anche nelle okay. clip. No, ma stai tranquillo. Va bene, va, finita la riunione? Sì. Ok. Beh, cosa dovevo dire? No, non voglio far vedere No, le manche non le faccio vedere, vai. Ma le so già. Ah, le sai già? Sì, me le ha già anche Matteo. So già tutto. Però me li confermate una. Fate delle domande agli autori di X Factor, se volete. Avete delle domande per gli autori di X Factor? Fa vedere. Sì. Ma quindi è tutto organizzato pure quello che devono dire. No, non hai capito niente. Non hai capito niente. Mi stanno dicendo che sta andando in onda una clip dove gli altri giudici commentano le assegnazioni che io ho dato, che sono già pubbliche perché va in onda nel daytime. E quindi me lo dicono prima per dirmi guarda che quello e almeno io capisco che tipo di clima si creerà. È una scaletta. È una scaletta. Grazie, in bocca al lupo, crepi. Ok. Bon. Vuoi sapere cosa? No, non voglio sapere niente. Se non c'è nulla di. Allora posso. Allora, è chiaramente, appunto, ti dico che non ci sono i commenti subito dopo la clip, perché tu ancora non hai sentito Cheryl come canta o Evelyn. Certo. Va bene. Tutto qua. Poi è tutto... Perché i biglietti X Factor non si possono comprare? Ah, non si comprano? Sono pochi posti. Ah, clientelismo, quindi. No, i privilegiati. A chi li danno? Li mandano solo ai clienti Sky, non è vero? A chi li mandate? I clienti Sky da anni. Sì. Agli sponsor. Agli sponsor. E solo... La finale si possono comprare, però. No. No, neanche la finale si possono comprare. È pieno di concorsi. È pieno di concorsi per poter venire X Factor. Tipo, fammi un esempio di concorso. Non le so tutti. Vabbè, ci sono un po' di concorsi. Miss Italia. Basta. Qualcuno ha scritto in russo. Hanno scritto ma li scelgono pelati di proposito? Sì, grazie. Sì, perché hanno più cervello. Non è vero, magari. Ok. Va bene. Grazie. Quindi attendiamo. Dai, aspetto che arriva Chiara così vi saluta e poi devo anche vestirmi. Ha detto che arriva alle 19:40. Vabbè, io devo cambiarmi, secondo voi? Secondo me sì. Facciamo una video diretta di io che mi cambio. Tanto, non è che ha problemi a vedere, farci vedere nudo. No. Ciao ragazzuoli, a dopo. Ciao. Ho tutto programmato per scegliere chi vince, ma no. Ma come sta Leo con l'udito? Bene, sta molto bene. Quando andate in onda? Andiamo in onda alle 21 e 15. Però mi vesto adesso così sono già vestito, mi sa. Puoi leggere i messaggi. Ciao Ferez, verrai a trovarci in Svizzera? Ma non lo so, non abbiamo una data in Svizzera. Vero? Io sono suonato in Svizzera. Concerto vero e proprio no, abbiamo fatto DJ set. Non viene a Napoli, lo so, non c'è una data a Napoli nel tour, ma stiamo provvedendo a fare qualcosa a Napoli. C'è Eboli. C'è Eboli? Eboli vicino a Napoli? No. No, a me, qual è l'altra data? Quella sapete che no, so che Cristo, si è, so che Cristo si è fermato ad Eboli, ma non... Dov'è? Sì, è a 30 minuti. Vabbè, non è lontano. 30 minuti. È vicino a Salerno.
A Genova? Siamo a Genova? Sì. Sì. Genova sì. Beh, ma... Chi è? Chi era? No, la chiusura porta automatizzata. C'è qualcuno che mi scrive in russo? Non capisco cosa scrive. Quando fanno le puntate su TV8 di X Factor? Mercoledì prossimo, credo. Mercoledì prossimo. Cioè una settimana dopo. Mi salute Zoe che ha 3 anni. Ciao Zoe. Su TV8. Una settimana dopo. Mercoledì da... Con chi sta Leo? Quando tu e Chiara siamo impegnati c'è la nostra tata. Perché non avrebbe senso farlo venire qua, perché c'è veramente tanto casino. Sporco. È vero, non è pulitissimo qua. È un vabbè, però c'è la gente che fuma. C'è da disinfettare le mani pure al dottore. C'è quello di venire qua, Sergio sa tutto sempre. Su che base vengono programmate le manche? Penso che facciano gli autori delle riunioni e decidano di fare le manche. Sicuramente cercano di distribuire in modo equo i concorrenti delle varie squadre. Cercano di distribuire in modo equo i concorrenti delle varie squadre, mi dicono. Ma in che senso? Cioè di non mettere tutta una squadra nella prima manche? A che ora canto questa sera X Factor? Alle 21:15 precise. In apertura proprio. La Valle d'Aosta ti piace? La Valle d'Aosta mi piace tanto, da piccolo andavo a sciare a Pila 2000. Si chiama Pila 2000, perché 2000? Perché ha 2000 metri. C'è pure 1000 forse. Io ho imparato a sciare a Pila. C'ha la faccia sbattuta oggi. Beh, ma chiedetevi, quante ragazze hai avuto? Piei, quante ragazze hai avuto? Una fidanzata, Piei, hai avuto. E avete domande? Mi devo cercare le domande così. Aspetta. Chi è? È arrivata la ferry. È arrivata la ferry. Fairy ferry. È la Madonna. È la Madosca. Ma è una tuta? Sì. Comoda. Comoda. Sei già quasi. C'è anche Manu Mameli. Beh, ma è una tuta. Brava amore, hai deciso di venire in pigiama. Cioè io mi esibisco per la prima volta. Che cavolo di pigiama? In pigiama con le paillette. Verrà proiettata della luce addosso a Chiara. Come va? Bene, vi sto cacando sotto. Ma sono in diretta ancora? Sì, sono in diretta. Ah, ok, fammi spazio quando anch'io. Ma perché? Ma non sei invitata in questa diretta. Bene, parla da sola. Faccio da sola, stavo intrattenendo tanti, io stavo facendo niente praticamente. Hai la meno della metà dei follower, dei cose che avevi quando c'ero. E vabbè, sempre il mio profilo, Gina, Lolo Brigida. Sì. Sono interessante. Come ti vesti, Fede? Ho un bellissimo vestito di Versace. Nero. Quelle nelle storie precedenti. Ma se vuoi, Fede, canterai in inglese? Non penso proprio, ragazzi, non è proprio la mia cosa. Canterà stasera? Da grande voglio fare il PA, io ho scritto. Ha detto non farlo, se può darti un consiglio. È una vita d'inferno. Pronto? Ciao papi, siete qua? Perfetto, sì, portalo tu dentro, perché poi tanto lui il biglietto di mano. E mio papà. Tanto lui. Non può, no, venire. Tienilo dentro. No, tanto lui con questo va di là in sala. Sì, tienilo tu, papi. È con me. Perché in ansia per stasera, con... abbastanza. Chi ha più esatto, follower? Perfetto. Un bacione. Ciao. No, 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 tu entra pure. Ciao. Ok, poi ti do il numero di mio papà nel caso. Va bene, chi è che viene stasera qua? Tutti? Io? No, è nel camerino nostro. Soffitta anche quella la camera. Eros. Non è ancora arrivato. Viene Ceschiello? No, purtroppo lavora, ragazzi, è sotto. Va dalle 14 alle 23, però siccome deve fare un'ora di viaggio. Amore, tieni un attimo che mi cambio io. Va bene, entra te. Una cosa. Ok. Vai. Va bene. Ah! Oh, questo è il più comodo. Vieni Manu ci farà una consulenza. Puoi prendere, ma che mi cambio se vuoi. Magari, no, Fede, dove ti devi cambiare? Guarda, sono entrata io, ragazzi, e ci sono 20.000, se adesso mi hai alzato. Ma come è possibile? Le persone collegate. Ma non puoi cambiare. Fede, mi chiami quando... Cosa dice che si cambia? Uè, vediamo se sta...
aumentando così. La camicia, c'è la roba, scusate. C'è la camicia, vede, aspetta, non c'è. Sì, è qua la camicia. Ma non va bene. Ma perché non stanno aumentando ancora le persone collegate, fatti vedere un po' mezzo nudo. Vai. Fai qualcosa. No, no, il sedere nessuno lo vuole vedere. Abbiamo degli ottimi spiedini di frutta. Belli. Ne abbiamo ordinato macio, amore. Giustina, ma perché devi fare casino? Cioè, è vero che poi ti lamenti, no? Sei tanti, fai casino tutto tu, fai. Ma effetto no, imprenditrice digitale, dicono. Ma bene, cioè, oggi Fede ha fatto il bravo con te. Oggi è stato abbastanza bravo, dai. Sembra stirata te, dai. Le persone mi chiedono se sei stato bravo con me o no. Oggi sei stato, sì, abbastanza bravo. Non mi interessa niente questo ragazzo qua. Cosa? Ma hai fatto tutto casino tu, hai fatto? Io perché ci temo che tu vai preciso? No, perché tu vuoi far casino e basta. Io da domani venderemo i kit di Valentina Ferragni, bravi che sono bellissimi. Che kit vendo? Non puoi fare pubblicità su dei tue sorelle? Su kit, il lip kit. Non di, non puoi, mi devi pagare adesso. Eh? Beh, in realtà fatti pagare da lei. Mi deve dare la percentuale tua sorella. Sei un'imprenditrice digitale, Fede, chiedono. Sono la vera imprenditrice digitale, sono io. Ma l'unica vera imprenditrice digitale sono io, ragazzi. Leo dov'è? Leo a casa, ragazzi, perché qua è un po'... Da solo. No. Se sono in ansia anch'io per l'esibizione, io non tanto, perché tanto io devo solo... sono in ansia per te un pochino. Dobbiamo fare una bella foto lì, amore, adesso. Adesso abbiamo Manu, che è bravissimo a fare le foto. Ma ti stai già vestendo adesso? Sì. Perché non è presto? Perché così non sto teso, sono già vestito. Così sarai bello pezzato proprio dall'inizio. Ma tu inizi? Sì, apro. Apri X Factor? Ah. Così, aspetta. Com'è? Così. Ciao Asia, ti saluto anch'io. Grazie Anuka Ceci. Mi dice che sono una brava mamma, che la incoraggio soprattutto quando deve andare via. Quanto ti capisco, brava. Così? Quando mangiate? Io mangio adesso, ho ordinato adesso il cibo. Fede non mangia di solito quando fai X Factor perché è in ansia. Amore, ma togliti la giacca adesso. Amore, qualcuno ti stava chiamando, però ho messo giù. Però era un numero che non conoscevi. Perché sennò sì. Va bene, riprendi in mano il tuo... Eccomi amici, devo pettinare ancora. Ragazzi, io mi sa che vi saluto perché inizio ad avere un po' di apnea. Vi saluto anche la Ferri in pigiama, ci vediamo questa sera. 21:10? 21:15 X Factor. Poi andate sulla pagina Facebook e siccome mi insulteranno tutti a dire... Federico è un bravo ragazzo, non insultatelo poverino, che poi ci rimane male. È giusto. Ciao ragazzi.